teatri, cinema, incontri artistici, musicali, culturali in genere, insomma, subiscono una nuova battuta d'arresto con il DPCM firmato domenica dal presidente Conte. Molte le voci di protesta verso questa decisione e oggi ne vogliamo parlare con uno dei più popolari e apprezzati attori italiani, impegnato da sempre nel cinema e nel teatro italiano. Oggi tra l'altro è una giornata particolare per lui perché si celebrano i 30 anni dalla scomparsa del suo papà, padre nobile del cinema e del teatro italiano, Ugo Tognazzi. Gianmarco, buona giornata, benvenuto a Nonstop News. Ah, buongiorno a voi, buongiorno Pigi, buongiorno. Grazie di questi minuti, grazie soprattutto di voler ragionare con noi su che cosa significhi richiudere cinema, teatri, sale concerti, colpire quindi la musica, la cultura, i libri, in tutte le diverse forme. E soprattutto che cosa fare nel momento in cui si alza la voce, come è sacrosanto, sempre nel massimo rispetto delle norme e delle leggi, però, come dire, credo non possa bastare la risposta del presidente Conte alla dura lettera del maestro Muti sul Corriere della Sera. Ma per quello che mi riguarda, io credo che in questo momento è chiaro che l'emergenza sanitaria imponga di fare delle scelte, su questo non c'è dubbio. Il problema non sta sul fatto che si poteva riarrivare anche a una nuova chiusura di cinema, teatri e palestre, sta nel modo e sta nel messaggio, secondo me, che falsato che arriva, che può arrivare alla gente. Cioè il fatto di decidere di chiudere soltanto cinema, teatri e palestre, anche, devo essere sincero, nella risposta che ho sentito ieri sulle motivazioni del ministro Franceschini, che ha motivato la cosa dicendo che la curva è talmente fuori controllo che si impone questa decisione, che tutta la categoria degli artisti a marzo non si è lamentata di questo. Però il ministro Franceschini ha dimenticato che a marzo non abbiamo chiuso solo i cinema, i teatri e le palestre, abbiamo chiuso tutto il paese. Il problema non sta sul chiudere i teatri o i cinema, sta nel decidere se chiudere tutto o non chiudere tutto, perché le mezze misure abbiamo visto che non hanno avuto nessun effetto e molti specialisti che stanno studiando la situazione diranno che queste misure non serviranno e bisognerà farne altre. Però quel messaggio che è passato purtroppo è quello che molte persone pensano, che i luoghi di propagazione del contagio che sono proprio quelli e che sono stati chiusi, perché questo è il problema e questo è un grande danno all'immagine del settore, che invece secondo me molto coraggiosamente aveva deciso, tramite i produttori, i distributori, di continuare ad uscire in questo periodo, anche sapendo di avere un bacino d'utenza estremamente ridotto, e quindi è una forma di solidarietà, di stare vicino al pubblico, di dire noi ci siamo, noi nonostante la situazione siamo presenti, oltretutto mantenendosi, avendo impegnato parecchi soldi per cercare di rispettare in questi luoghi tutte le misure di sicurezza. Io non entro nel merito dei dati a supporto che arrivano per esempio anche dall'AGIS, e che dicono esattamente il contrario, cioè che cinema, teatri e palestre sono luoghi più che sicuri in questo periodo. Gianmarco, c'è questa protesta di molti artisti, di molti attori in questo periodo, e anche musicisti, anche ballerini, mi viene in mente Bolle per esempio, che sostengono che forse per far ricredere un po' tutti rispetto a questa chiusura bisognerebbe proprio chiudere tutto, cioè non fare più nemmeno lo streaming, non fare più niente nemmeno online. Tu da che parte stai? Da questa parte, sono qui per una serie di motivazioni che ben conoscete, una su tutti la ricorrenza di oggi, che è forse la cosa che, vi devo dire la verità, mi preme di più, cioè ricordare che sono 30 anni che Ugo ci ha lasciati, e ringraziare tutti coloro i quali in questi giorni e oggi in particolare faranno maratone legate a Ugo, servizi su Ugo, lo ricorderanno e faranno quel lavoro di grande importanza, di tramando culturale di cui il nostro paese avrebbe bisogno, cioè rimettere la cultura al centro del paese, e quindi mi preme più questo. Però sono assolutamente solidale con tutte le associazioni di categoria,
unita su tutti, di cui faccio parte anche, perché la situazione è veramente mortificante, oltre il grave danno che subirà il settore. Quindi se una delle soluzioni è quella di oscurarci completamente, probabilmente arriveremo anche a questo, perché non è possibile che questa categoria sia ritenuta importante solo quando serve a qualcuno e mai quando serve alla compattezza della categoria, al segnale che viene dato al pubblico. Purtroppo noi siamo un paese che molto spesso parla per luoghi comuni, che parla per sentito dire, e quindi il danno che si fa a queste industrie è chi ne fa parte, parlo soprattutto dei lavoratori. Vedete, per un attore un film che non esce in realtà è soltanto un rimando, perché tanto se la guarda dal punto di vista meramente egoistico o ugoistico, direi in questo caso, i soldi li ha già presi, non ti cambia nulla se esci adesso o dopo, ma è il segnale che tutto il mondo dello spettacolo stava dando, anche a discapito dell'incasso, di esserci per il pubblico, di essere un'alternativa, la fiducia, il sostegno anche morale in un periodo così. E allora la contraddizione sta perché questi luoghi sì, e luoghi molto simili come i musei o le chiese, dove forse, diciamo la verità, si partecipa anche in maniera più attiva che a un cinema, a un teatro, dove si è passivi seduti, uno sì e due no. E questa contraddizione, le non spiegazioni di certe scelte, la confusione che si genera, che è mortificante per tutto il settore. Tra l'altro tu hai detto una cosa molto profonda, perché gran parte dei tuoi colleghi, tu compreso, chi ci mette la faccia in questi mesi ha fatto teatro rispettando le misure Covid e facendo sì che i denari andassero alle maestranze, alle persone che lavorano dietro. Questo è stata una grande esperienza di solidarietà che non è stata molto sottolineata, devo dire, Gianmarco. Ma la categoria si è data una mano da sola. Io parlo attraverso anche le collecting, di cui io sono onorato di essere il portavoce del nuovo IMAIE, che è una collecting che racchiude più di 18.000 iscritti, artisti, solo artisti, non sto parlando di maestranze, ma questo vale anche per le associazioni di categoria delle maestranze. Noi abbiamo cercato a livello proprio economico immediato di essere vicino agli artisti che avrebbero subito da un blocco come a marzo fino a giugno un grave danno economico, perché l'artista nel momento in cui non lavora, soprattutto chi fa teatro e spettacolo dal vivo, e quindi ha assolutamente i tecnici che sono la parte fondamentale di questo settore, perché nessuno ricorda mai, e il pubblico forse non ci fa caso, che dietro a un artista ci sono almeno 10 tecnici specializzati, ci sono delle famiglie, ci sono 500.000 operai specializzati. È un settore che non può più sopportare questo atteggiamento di menefreghismo. Essere misconosciuto, ma del resto Gianmarco Tognazzi, nel ricordo del grande Ugo, 30 anni fa ci lasciò, grazie delle tue parole. No, grazie a voi e grazie per il ricordo. Il mio non vuole essere comunque un tono polemico, no, ma assolutamente di sostegno, di sostegno a tutti i nostri colleghi, a tutti quei tecnici che ci permettono di fare questo lavoro. Ma Gianmarco, si è capito veramente. Grazie per il tuo contributo, grazie a Gianmarco Tognazzi. Viva Ugo!